Una donna indagata per sfruttamento della prostituzione è stata arrestata perché diede un farmaco che provocò un aborto involontario. Si è aperto a Cuneo il processo per la morte di una donna avvenuta subito dopo il parto in ospedale a Savigliano. Raccogliere fondi per avere all'interno dell'istituto uno psicologo che offra un servizio permanente e gratuito agli studenti è il progetto del Piano Pellico. Camminata benefica domenica a Racconigi a sostegno delle scuole per l'acquisto di materiale sportivo. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Telegranda, che è edizione del telegiornale che si apre con la cronaca ed in particolare con la denuncia avanzata alla polizia da parte di un cuneese che, affidandosi ad un sito online per assicurare la sua macchina, sarebbe stato derubato di 1.000 euro. Aveva infatti versato l'importo richiesto dall'agenzia di assicurazioni, ma ha ricevuto un tagliando fasullo. Da qui la denuncia. Dalla questura fanno sapere che il numero dei casi di truffe online, anche in riferimento all'assicurazione delle macchine, è in aumento e consigliano di fare riferimento a siti sicuri o comunque di verificare direttamente con esperti. Per quanto riguarda il sito da utilizzare, consigliano siti affidabili e carte che garantiscano rimborsi in caso di truffe. Ed è sempre della questura l'operazione condotta nel cuneese nei confronti di una donna già indagata per il reato dello sfruttamento della prostituzione. Le indagini si conclusero nel giugno del 2017, ma una parte proseguì per verificare se ci furono responsabilità nell'aborto involontario, di una donna. Non è la prima volta che gli agenti della Questura di Cuneo scoprono, nell'ambito di un'indagine di contrasto allo sfruttamento della prostituzione, reati ancora più gravi, come l'istigazione all'aborto. Una lunga indagine condotta dalla Questura e avviata nel 2016 si è conclusa nei giorni scorsi con l'arresto di una donna, responsabile non solo di favoreggiamento della prostituzione, ma anche della violazione dell'articolo 18 della legge 194/1978, che tutela la maternità e l'interruzione volontaria della gravidanza, reati che le costeranno 5 anni di reclusione. L'indagine è una diramazione dell'inchiesta chiusa nel giugno 2017, a cui si riferiscono le immagini, dalla stessa questura e che aveva portato all'emersione del primo caso cuneese in cui donne nigeriane venivano costrette alla prostituzione in appartamento anziché su strada. Fu il ricovero di una donna 20enne nigeriana in stato comatoso e al terzo mese di gravidanza a sollevare i primi sospetti. Dagli accertamenti emerse che aveva ingerito del farmaco contro l'acidità di stomaco, troppo perché il feto potesse sopravvivere. Fu Sharon Akoporido, anche lei nigeriana, a dare il farmaco alla ragazza. Nell'ambito dell'inchiesta contro lo sfruttamento della prostituzione venne deferita in stato di libertà, in manette finì Nancy Tama, coniugata e regolarmente dotata di permesso di soggiorno, ma Sharon risultava comunque implicata. La vittima dell'aborto involontario ha dichiarato alla polizia che era proprio Sharon la donna che la sfruttava e che la nascondeva insieme ad altre due ragazze in un appartamento di via Bassa San Sebastiano a Cuneo. Da qui anche le accuse di sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Calo delle nascite negli ultimi 3 anni nelle 7 sorelle della Granda. Il grido d'allarme è del forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo, che ha appena raccolto i dati degli uffici anagrafe dei 7 comuni. Sono state perse 25 potenziali future classi della scuola primaria e gli over 65 rappresentano quasi un quarto dell'intera popolazione, spiegano dal forum. Secondo le associazioni, confrontando i dati demografici del 2014 con quelli relativi al 2017, nella fascia che va da 0 a 6 anni sono stati persi oltre 700 bambini, mentre sono aumentate di circa 350 unità le famiglie che non hanno nessun figlio. A questo aspetto si aggiungono i dati relativi all'invecchiamento della popolazione. Nei maggiori centri della Granda una persona su 4 ha infatti più di 65 anni. Ed ora torniamo a parlare di cronaca e dell'arresto condotto in questo caso dai carabinieri nei confronti di un uomo che aveva tentato la cosiddetta truffa dello specchietto mentre era a piedi.
I carabinieri della stazione di Cuneo, sotto il comando del capitano Domenico De Biasio, hanno arrestato un 45enne italiano pregiudicato per il reato di estorsione aggravata. L'uomo, lo scorso 25 gennaio, aveva tentato di portare a termine la cosiddetta truffa dello specchietto. Aveva infatti accusato, falsamente, una ragazza alla guida di un'auto di avergli provocato la rottura di un oggetto di vetro contenuto in una busta che lui aveva in mano. In pratica, l'avrebbe urtato con la macchina mentre stava attraversando la strada. L'oggetto, a suo dire, era stato danneggiato proprio a causa dell'impatto con il mezzo, mentre lui era intento ad attraversare la corsia sulle strisce pedonali. Casualmente era presente un maresciallo della stazione di Savigliano. Dopo aver assistito a tutta la scena, il militare era intervenuto bloccando il truffatore e avvisando i colleghi della stazione di Cuneo. Oggi è arrivata anche la misura cautelare in carcere a carico dell'uomo, che si trova già al Ceriardo del capoluogo della Granda. 6 anni fa il caso venne archiviato come suicidio, sia per le modalità, un sacchetto in testa ed uno in bocca, sia per una lettera in cui Marcel Balcan, operaio di 31 anni dell'ex Gazzola Mondovì, chiedeva perdono e scriveva di non farcela più. La madre però non si è mai arresa e ha sempre creduto che non si fosse trattato di un suicidio. È riuscita nel corso degli anni ad ottenere attenzione da parte della procura cuneese, che proprio in queste settimane ha deciso di riaprire il caso. È già stata affidata all'autopsia, o meglio gli esami che non furono condotti in allora, verrà condotta nei prossimi giorni, dunque sarà necessario riesumare la salma. L'ipotesi di reato contestato in questa nuova indagine aperta dalla procura di Cuneo è quella di omicidio. Ed ora, sempre per la cronaca giudiziaria, torniamo al caso della donna che morì subito dopo aver messo al mondo la figlia. Aveva 33 anni. Il caso successe a Savigliano. Sono indagati 3 medici ed un'ostetrica. Il processo si è aperto nella mattinata del 5 di ottobre. Il 5 ottobre si è aperto a Cuneo il processo a carico di 3 medici e un'ostetrica alla sbarra degli imputati per omicidio colposo. A morire il 21 aprile del 2016 fu una giovane donna, Rossella Barletta, immediatamente dopo il parto. La procura di Cuneo aveva subito aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti e dispose che ad eseguire l'esame autoptico fosse un perito nominato dal PM, Chiara Canepa, titolare dell'inchiesta. Chiese anche il sequestro delle cartelle cliniche della donna, consulente del lavoro, Amanta. Prima di morire diede alla luce una bambina, sana e in ottima salute. Le condizioni della madre invece si erano complicate subito dopo il parto. L'utero si era retroverso ed è stato necessario un intervento chirurgico per rimuoverlo. La donna ha perso molto sangue ed è morta in sala operatoria per arresto cardiocircolatorio. I medici sono esperti, hanno fatto tutto il possibile, spiegò allora il direttore sanitario medico di presidio, Mirko Grillo, che avviò un'indagine interna. La procura di Cuneo però voleva verificare se ci siano delle responsabilità mediche in quello che è successo. In aula venerdì mattina alla deposizione del marito di Rossella, con lei in sala parto, ha riferito al giudice di manovre energiche per l'espulsione della placenta e dei tempi brevi intercorsi dalla richiesta di autorizzazione all'asportazione dell'utero alla comunicazione che la moglie era morta. Accolte venerdì anche le ricostruzioni del padre, al quale i medici avrebbero detto di voler disporre un'autopsia interna all'ospedale, e dei carabinieri che avviarono le prime indagini proprio perché non sarebbero stati subito contattati dal personale medico. Il processo proseguirà con la deposizione di nuove testimonianze. Grande soddisfazione al Conservatorio di Cuneo, ha ottenuto sì dal Ministero per l'inserimento dei bienni di specializzazione, ovvero la laurea di secondo livello nell'ordinamento scolastico. Riguarderanno molteplici strumenti, dall'arpa al clarinetto, dalle percussioni al canto, dal pianoforte jazz al violino. La realtà cuneese ha ottenuto tra le altre l'approvazione di bienni molto particolari. Il primo è quello di musica elettronica e indirizzo in continua crescita, e il biennio di didattica della musica, articolato in 4 indirizzi. I bienni sono rivolti a chi voglia conseguire un titolo di laurea magistrale in ambito musicale. Gli sbocchi lavorativi possono andare dall'attività concertistica a quella orchestrale e corale, ma anche didattica di base e quella avanzata per il liceo. Dal lavoro con i disabili alla regia del suono, dal lavoro in sala di incisione alla composizione di opere destinate
destinate alle più diverse fruizioni come colonne sonore, eccetera. Restano in attesa di approvazione, a causa del complesso iter burocratico, due bienni di nuova istituzione, ovvero tecnici del suono e musica corale. Parliamo ancora di formazione scolastica, si chiama Licealmente, l'iniziativa organizzata dall'Istituto Peano Pellico di Cuneo, in programma nella giornata del 6 di ottobre, sabato 6 ottobre, dalle 14 alla Casa del Fiume del Parco Fluviale. L'obiettivo è raccogliere fondi per avere all'interno dell'istituto uno psicologo che offra un servizio permanente e gratuito agli studenti, ovviamente di consulenza. La raccolta fondi sarà promossa con una serie di attività incentrate sul benessere, sia fisico che mentale, e per partecipare alle singole attività è prevista un'offerta di 2 euro. Tra qualche ora, sabato 6 ottobre, parte Licealmente, questa nuova iniziativa del liceo Peano Pellico di Cuneo, e parte quindi una raccolta fondi. Qual è l'obiettivo, qual è il senso di questo progetto? L'obiettivo è quello di sensibilizzare la nostra comunità scolastica, che è una comunità molto grande, 1400 allievi, più di 100 docenti, però tutta la cittadinanza, non soltanto la nostra comunità scolastica, sul disagio scolastico, cioè su quelle situazioni di allievi che nel corso dell'anno possono andare incontro a momenti di crisi, di difficoltà, di disaffezione nei confronti della scuola. E lì noi abbiamo bisogno di figure specifiche che ci lavorino, perché non siamo preparati, ammettiamo i nostri limiti. Pensiamo quindi di aprire una campagna di raccolta fondi per pagare uno psicologo scolastico presente a scuola tutte le mattine. È un po' in stile americano? Sì, i sistemi scolastici nord europei, per certi versi, ma anche americano, hanno già istituzionalmente questa figura. In Italia manca, e noi però abbiamo sempre più crescente bisogno di avere queste figure di aiuto, perché i problemi sono nuovi nei confronti della gioventù, degli adolescenti, sono di vario tipo, e abbiamo veramente notato che senza questa figura noi non riusciamo a rispondere a determinate situazioni. L'auspicio è attivare questa posizione entro quando? Ma fin da subito, perché con Licealmente noi facciamo semplicemente una passeggiata al Parco Fluviale, dove già abbiamo delle attività in cui vogliamo far vedere come affrontare poi queste situazioni di difficoltà, quindi momenti, laboratori di riflessione su se stesso, di scrittura creativa, di canto corale, tutte attività che vorrebbero poi, che verranno fatte a scuola e vorrebbero aiutare gli studenti o in generale chi avesse desiderio di come dire, aggiungere qualche cosa rispetto a quello che fa a scuola, perché così magari sta anche meglio a scuola. Come si può sostenere la campagna? Allora, intanto la giornata al Parco Fluviale richiede così il versamento simbolico di 2 euro per queste attività che vengono proposte, quindi in questo modo già ci aiutate a raggiungere il nostro obiettivo. Poi sul nostro sito www.liceocuneo.it ci sono tutte le istruzioni. Noi la raccolta fondi proseguirà nelle prossime settimane. Ci siamo dati come obiettivo di raggiungere la quota di 5.000 euro, perché quello che abbiamo stimato ci serve per quest'anno, e quindi è un vero e proprio crowdfunding, cioè quando arriviamo a 5.000 euro ci fermiamo, e ci sono anche le varie modalità che riguardano per esempio Satispay o produzioni dal basso, ma sul sito c'è tutto scritto come si può contribuire a questa importante nostra battaglia. Sono 305 le domande di partecipazione al servizio civile universale pervenute entro i termini per i 147 posti disponibili su 80 sedi in tutta la provincia di Cuneo. Quasi tutti i 44 progetti sono stati coperti, esclusi due ad Alba, diritti al futuro per la sede della ripartizione socio-educativa culturale del comune, e percorsi di abilità per le sedi del consorzio socio-assistenziale Alba Langhe e Rovero, servizio territoriale di base Alba. E per l'associazione La Carovana, i due progetti albesi potranno però essere coperti successivamente con eventuali subentri. Ora sarà la provincia a procedere alla verifica dei requisiti d'accesso obbligatori richiesti. Dal 15 ottobre 2018 i ragazzi saranno convocati tramite avviso sul sito della provincia.
Ed ora parliamo del governo, o meglio ne abbiamo parlato con Giorgio Vergesio. Le chiediamo un giudizio sui primi mesi del governo, su questa manovra che sta facendo tanto discutere, qual è la sua opinione? Ma da uomo, da senatore, da parlamentare, io credo che il giudizio è positivo, io appartengo a questa maggioranza, però anche da cittadino. È stato fatto un contratto di governo all'inizio della legislatura, è quello che ha messo le solide basi per far sì che il governo entrasse in azione e venisse legittimato. Questo contratto, via via che stanno passando i mesi, si sta facendo in modo che questo contratto diventi operativo, e lo sta diventando. Guardate, noi abbiamo fatto delle misure, il decreto dignità, nel quale ci abbiamo messo le mani tutti per fare in modo da rendere, diciamo, la possibilità di chi lavora soprattutto dignitosa, ma dignitosa nel senso che il lavoro va mantenuto, perché non è vero che abbiamo creato delle deficienze soprattutto a livello di insediamento di posti di lavoro. Poi l'altro aspetto fondamentale è contro, ma in modo serrato, chi delocalizza, chi prende i soldi dello Stato e poi delocalizza deve restituire queste somme quintuplicate, perché così non si può andare avanti, cioè non è possibile che certe aziende lo fanno ad hoc. Ci sono una serie di misure importanti, abbiamo approvato il mille proroghe, nel mille proroghe i giorni scorsi, che è la prima parte del mille proroghe, poi ce ne sarà un altro fine anno, anche lì ci sono delle misure per i cittadini, per il territorio, per le imprese e per favorire lo sviluppo del paese. In questi giorni si sta parlando del DEF, il documento di economia e finanza, con il quale sono le linee guida del futuro, e io penso che sia in tema di pensioni, con il superamento della legge Fornero, che è importantissimo per dare la possibilità ai giovani di entrare nel mondo del lavoro, e a chi è anziano e a chi ha già raggiunto l'età per andare in pensione, l'aveva già raggiunta prima, è stato stoppato, deve poter andare in pensione per lasciare il posto ai giovani. Uno, questa misura è importante. L'altra misura importante che andremo ad attuare è quella della flat tax per i redditi fino a 65.000 euro, il 15% di tasse. A salire ci sarà uno scaglione superiore, ma non di troppo. Vuol dire che su 100.000 euro guadagnati e fatturati avrai un risparmio di tasse dalle 15 ai 18.000 euro, che sono tanti, perché rappresentano 1.500-1.800 euro al mese, che vuol dire lo stipendio di una persona. Alla fine di tutto questo, però, in simbiosi con questo, sta andando avanti anche il decreto sicurezza. Il decreto sicurezza avrà un'importanza vitale, perché quel decreto lì stabilirà dei principi sacrosanti, perché noi dobbiamo vivere in un paese laborioso, onesto, serio, però sicuro. E quando noi parliamo di controllo dei confini, guardate, parliamo di una serie di provvedimenti che non sono solo il controllo esterno, ma anche il controllo delle persone che sono all'interno, soprattutto perché fino ad oggi questo non è mai stato attuato in modo serio, preciso e puntuale. Perciò il nostro leader Matteo Salvini sta lavorando bene, noi seguiamo attraverso le commissioni, attraverso il lavoro quello che si deve fare. Io credo che fino ad oggi, nei primi 100 giorni, il bilancio è nettamente positivo. Nella giornata di venerdì 5 ottobre è stata inaugurata l'88esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba. Ovviamente la cerimonia ufficiale si è tenuta al Teatro Sociale, ha ospitato amministratori e rappresentanti istituzionali provenienti un po' da tutta Italia: Roma, Bologna, Milano, Torino, Parma, Pesaro, Carrara e Fabriano, insieme con Maria Francesca Merloni dell'UNESCO Goodwill, Ambassador for Creative Cities. Ma c'era anche Stefano Balleari, vice sindaco di Genova, convocato anche proprio per sostenere la situazione del capoluogo ligure, colpito il 14 agosto scorso dalla tragedia del crollo del ponte Morandi. Una inaugurazione che ha voluto comunque soffermarsi particolarmente sulla necessità di guardare al sociale e soprattutto condividere con altri amministratori le problematiche del territorio. Ed ora ci spostiamo a Racconigi. Questa domenica 7 ottobre si corre a favore delle scuole cittadine per le vie della città. Torna infatti la seconda edizione di Non si distrugge un nido, camminata benefica finalizzata all'acquisto di materiale sportivo per le scuole racconigesi. La manifestazione era nata lo scorso anno in seguito all'incendio doloso al nido Madre Teresa di Calcutta.
Una corsa non competitiva per acquistare materiale sportivo per le scuole racconigesi. È la seconda edizione della camminata Non si distrugge un nido, che andrà in scena per le vie di Racconigi nella mattinata di domenica 7 ottobre. La manifestazione ludico-motore era nata lo scorso anno dopo che i locali dell'asilo nido comunale Madre Teresa di Calcutta erano stati fortemente danneggiati da un incendio di natura dolosa. Questa seconda edizione prevede un percorso di circa 5 km con partenza in via Ferruccio Ton alle 9.30. La corsa è organizzata in collaborazione con il Lions per la lotta al diabete e l'atletica Racconigi. Facciamo una seconda edizione di Non si distrugge un nido, finalizzata alla raccolta fondi per l'acquisto di materiale sportivo da donare alle scuole racconigesi, e vuole essere un momento in cui la città si riunisce intorno a un grande progetto, il progetto di sostenere i ragazzi. Lo scorso anno era legato a un evento tragico che, insomma, lo ricordiamo tutti con un po' di disgusto. Questa volta qua vuole essere una festa, ma una festa che, insomma, chi si impegna sa che il proprio impegno sarà tradotto in qualcosa rivolto ai ragazzi. Quindi attrezzature sportive per le scuole racconigesi. Ed è un momento in cui la comunità racconigese si trova per uno scopo, insomma, benefico per tutta la comunità racconigese a sua volta. Sì, certamente, uno scopo benefico per tutta la comunità, ma uno scopo benefico anche per se stessi. Muove ad ergo sum è il sottotitolo di questa iniziativa, quindi muove, quindi insomma sono, quindi questo simbiosi tra quello che è il movimento e il benessere, perché noi siamo nella misura in cui siamo capaci a conservare quella macchina favolosa che è il nostro corpo. E a proposito di eventi in corso in questo fine settimana, venerdì 5 ottobre è stata inaugurata anche la Fiera Regionale della Zucca, 25esima edizione, una mostra che porta in centro paese un allestimento di oltre 530 specie di zucche. I semi provengono da tutto il mondo, ma sono stati coltivati proprio nelle terre piozzese. Molti gli eventi gastronomici. Nella giornata di sabato l'apertura della mostra è prevista alle 9 e in contemporanea si svolgono anche dei laboratori didattici per bambini e per le scuole. Nel pomeriggio invece il tradizionale concorso dei dolci alla zucca, e per tutto il giorno, da mezzogiorno in avanti, la Proloco, che è anche organizzatrice dell'evento, servirà il risotto alla zucca realizzato con la zucca Piozzo, brevettata 3 anni fa dalla stessa Proloco e servita quest'anno in abbinamento all'Asti Spumante in collaborazione con il consorzio Asti Spumante. Fra gli eventi collaterali, la consegna della zucca d'oro avvenuta proprio venerdì 5 ottobre, destinata al gruppo Alpini del paese per l'impegno in tutte le iniziative che riguardano appunto Piozzo. Ed ora parliamo di sport, parliamo di Scherma, una realtà sempre in costante crescita nel territorio cuneese. La Scherma è lo sport più medagliato d'Italia grazie agli ottimi risultati ottenuti a livello mondiale, seconda federazione al mondo per numero di medaglie dopo la Federazione Atletica Leggera degli Stati Uniti, e vanta più di 25.000 iscritti sul territorio nazionale, numeri in costante crescita anche dal circolo schermistico di Cuneo, che conta attualmente un vivaio di più di 80 atleti che praticano questo sport nelle diverse categorie. Un traguardo importante che conferma la voglia di crescere del circolo, dove per tutto il mese di ottobre sarà possibile provare gratuitamente i corsi. Negli ultimi anni con Armando Albanese, che mi ha supportato e sopportato in questa scelta, ultima scelta, e nel direttivo tutto, abbiamo fatto una scommessa anche di apertura, cioè abbiamo fatto sì che la Scherma non fosse più uno sport per poche persone, ma fosse uno sport comunque praticato da chi voleva praticarlo, quindi non solo i ricchi, ci sono persone di tutti i ceti sociali, di tutte le nazionalità che frequentano la nostra sala. È uno sport individuale, per crescere in questo sport uno deve confrontarsi, evidentemente non c'è tutto in questa sala perché non ci può essere tutto, è un'evoluzione continua,
per permettere ai nostri atleti di crescere, abbiamo pensato che fosse opportuno creare i presupposti di confronto e di incontro. Il maestro Zsagos, come lo chiamo io, è polacco di nascita, ha allenato nel suo paese così come ha allenato nella vicina Francia, gli è stato prospettato un progetto, lo ha fatto suo, credo che porterà molto della sua esperienza pregressa nel nostro paese, quindi in questo caso in Italia. Ha ancora dei limiti per quello che riguarda la lingua, perché evidentemente non poteva aver tutto, ma sono convinto che nei prossimi 3-4 mesi saprà assolutamente relazionare con chi che sia nella nostra lingua. Quindi è una scommessa che facciamo in due, o meglio, una scommessa che facciamo tanti, tutto il circolo schermistico Cuneo insieme al maestro Zsagos. Ed ora ad Alba, dove da sabato 6 ottobre è possibile accendere il riscaldamento, considerato il brusco calo delle temperature. Il sindaco Maurizio Marello ha firmato l'ordinanza sull'attivazione per massimo 7 ore giornaliere sino al 14 ottobre, poi entreranno in vigore le previste 14 ore giornaliere fino al 15 di aprile del 2019. E con questa notizia si chiude il telegiornale di Telegrande. A voi come sempre un grazie per averci seguito, vi ricordo l'appuntamento sabato e domenica alle 19 e alle 22.30 con il nostro rotocalco Grand Assette, che raccoglie quelle che sono state le notizie più importanti della settimana. Ancora grazie per averci seguito e buon proseguimento.